Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo in diretta, sono le 11.55, io sono Giorgia Preti e qui con me c'è la documentarista Sara Pigozzo, benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora Sara, documentarista, quindi ti occupi nello specifico appunto di documentari, come dice la parola, però io ti chiedo come sei arrivata insomma a prendere questa scelta, la decisione di raccontare quello che ci circonda, la realtà. Allora, io parto come formazione come documentarista, come antropologa e poi come documentarista. L'antropologia si interessa alle relazioni umane, agli esseri umani, sì. E da lì mi sono appassionata poi alla fotografia, che hanno molte cose in comune, e dalla fotografia ho visto che esisteva l'antropologia visuale, cioè che combinava la disciplina dell'antropologia e la fotografia o il cinema, a seconda appunto di che strada uno vuole intraprendere. Certo. E da lì ho scoperto appunto che esisteva una laurea specifica in antropologia visuale, che è qualcosa di molto specifico e molto particolare, che però in Italia si declina un po' nel cinema documentario. Sì. Io ho studiato a Londra e appunto una laurea che si chiama antropologia visuale e da lì in poi, quando sono tornata poi in Italia, ho deciso che il percorso che avrei voluto seguire, il mio sogno, era appunto diventare una documentarista, quindi avere a che fare con le persone reali, cinema, certo. Però con le persone reali. Quindi di fatto è stata una scelta un po' casuale, cioè non ragionata negli anni precedenti, ma un po' una conseguenza di quello che poi hai scoperto, di quello esatto. Che hai studiato. Sì. Ecco, una domanda che mi ha fatto ridere, perché ho letto un po' la tua biografia con quella di tuo marito Enrico, con cui hai Artcam. Mm-hmm. Ecco, c'è scritto: perché sono tornata in Italia? Me lo chiedo ogni giorno. Ecco, io te lo chiedo oggi. Perché sei tornata in Italia, insomma, dopo aver fatto i tuoi studi, insomma, all'estero? Sì. Allora, una domanda che appunto me lo chiedo anche io tutti i giorni, nel senso che, e me lo chiedono anche in tanti, perché una volta che studi all'estero, il percorso naturale sarebbe trovarsi un lavoro all'estero, certo. Perché ovviamente ci sono molte più possibilità di qua, non si può negare. Però ho voluto fare un tentativo, perché comunque si sa che l'Italia, insomma, è il mio paese e vorrei costruire qualcosa qui. L'idea era quella. Poi ovviamente si fa molta più fatica, non ci sono, diciamo, tutte le possibilità che ci sono, sì. All'estero, soprattutto economiche, però un tentativo andava fatto e adesso, insomma, a distanza ormai di 8 anni, perché mi sono laureata circa 8 anni fa, devo dire che sono contenta di questa scelta, perché comunque in Italia ci sono tante possibilità culturali, sociali, dopo magari economiche un po' meno, però sì. Ci si ingegna. In qualche modo ce la si fa. Quindi diciamo che è una scelta di cui non ti penti, che rifaresti. Sì. Ecco, beh, questa è una buona cosa. Quindi documentarista, insomma, come ti sei trovata con i tuoi primi lavori? Insomma, è stato difficile approcciarti alla realtà dietro una telecamera? No, la cosa più difficile è proprio il lato economico, nel senso che da formazione come antropologa avere a che fare con le persone era, diciamo, un percorso molto naturale, sì. Molto semplice in un certo senso, però allo stesso tempo è qualcosa che ti stupisce sempre, quindi non è un percorso lineare, nel senso che magari ti aspetti determinate cose dalle persone che incontri, sia come antropologa sia come documentarista, ma poi le cose cambiano e il film che avevi pensato non è quello che poi esce, perché l'idea che ti fai prima si evolve, cambia, la realtà è mutevole, non, sì. Ti scappa sempre da tutte le parti, non puoi ingabbiarla. E quindi, certo. Ed è questo anche il fascino, secondo me. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, hai raccontato tante storie, insomma, nel corso di questi anni insieme a Enrico. Ecco, io ti chiedo, c'è una storia che magari ti è rimasta più nel cuore? Insomma, visto che racconti alla fine le storie delle persone, insomma, anche storie molto, molto carine, molto interessanti. Beh, sicuramente il primo lavoro è quello a cui ci si lega di più emotivamente, perché ci sono tante insicurezze all'inizio, che non sai se ce la fai, non sai come funziona, magari sei ancora studente, quindi certo.
E diciamo la nostra guida spirituale è Luigi Lineri, che era uno dei protagonisti del nostro primo documentario, che è un artista che raccoglie sassi e ha fatto nella sua casa una sorta di cattedrale di sassi. Adesso il documentario che abbiamo, il primo che abbiamo fatto, si chiama Outsiders, storia dal fiume. Ecco, adesso andiamo a vederlo anche. E lui era uno dei protagonisti che ci ha insegnato tanto, ma allo stesso tempo ci ha dato la sicurezza per poi poter iniziare questo lavoro, nel senso che ogni tanto poi lo andiamo a trovare, perché così, no, col cinema documentario si creano delle relazioni, legami. Dei legami, certo, che a distanza di anni rimangono. Certo. Ecco, la cosa bella è che poi anche sul sito di artcamdoc.com si possono trovare anche tutti i vostri lavori, quindi magari non nella totalità, però insomma dei lavori molto significativi. Ecco, adesso passando un attimo invece alla realtà proprio di Verona, so che tu con Enrico e anche con Michele Aiello, che tra l'altro è un altro documentarista che abbiamo intervistato qui a Buongiorno Verona Live, insomma collaborerete con il comune per avvicinare i ragazzi al mondo del documentario, giusto? Esatto. Poi uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto è proprio un documentario vero e proprio, abbiamo lavorato con Zalab, da cui appunto viene Michele Aiello, e il nostro lavoro che abbiamo fatto con Zalab si chiama Toxicondom, che è un cortometraggio documentario fatto come si deve, nel senso il primo lavoro era completamente autoprodotto, mentre Toxicondom è un documentario finanziato, quindi con tutte le sue... e da lì abbiamo incominciato a collaborare appunto con Zalab, e il progetto che adesso è in corso è un laboratorio di cinema che abbiamo già fatto 2 anni fa, quindi sarà molto simile a quello che abbiamo fatto 2 anni fa, e l'obiettivo è appunto avvicinare i giovani, ma anche diciamo chi non ha nessuna esperienza di cinema, di filmmaking, non è importante. Certo. Per noi la cosa importante era più la motivazione che spinge questi ragazzi a voler raccontare qualcosa, a volersi raccontare, mettersi in gioco. E lo faremo attraverso, diciamo, la realizzazione di alcuni cortometraggi, e seguiremo questi ragazzi nella realizzazione di questi cortometraggi. Il tema quest'anno sono i beni comuni. Okay. 2 anni fa invece era Verona fuori le mura, si parlava di mura, sì, metaforiche e reali. Certo. Mentre quest'anno appunto il tema sono i beni comuni, vedremo che cosa produrranno questi ragazzi. Sì, assolutamente. Quando è che inizierà, mi dicevi? Fra un paio di settimane iniziamo con i primi incontri e si concluderà a fine gennaio, poi ci saranno delle proiezioni pubbliche sicuramente. Ah beh, allora non aspettiamo altro, sicuramente saranno molto molto interessanti da vedere, e immaginiamo poi che il progetto ci sarà anche il prossimo anno. Insomma, è molto molto carino come progetto, anche il fatto di avvicinare i giovani a un mondo che non sempre è molto accessibile, quello del cinema, del documentario, insomma non è sempre facile entrarci, avvicinarsi così da ragazzi sicuramente è un qualcosa in più, ecco, che serve. E Sara, io ti ringrazio per essere stata mia ospite oggi, è stato un piacere conoscerti, ti faccio un grande in bocca al lupo per insomma ArtCamDoc, anzi vi faccio un grande in bocca al lupo a te Enrico e anche per questo progetto insomma col Comune di Verona. Grazie. Perfetto. E allora adesso noi diamo spazio alla musica e ci vediamo tra pochi minuti con un altro ospite.